Eccoci tornati in un episodio di Assassin's Creed Brotherhood. Nella precedente parte abbiamo terminato qualche missioncina e adesso dobbiamo seguire Machiavelli in maniera molto lenta. Acquedotto Claudio. Qua c'è un glifo da trovare, che poi troveremo successivamente. Per il momento non possiamo far nulla, perché se ci allontaniamo dal nostro alleato la missione va in fumo e quindi ciao ciao. Ormai lo sapete. Mamma mia, che tosse di merda che c'ho oggi. Vabbè, dobbiamo entrare qua. Di recente, per evitare le guardie, abbiamo preso a spostarci attraverso le gallerie, ma molte vie di ingresso in città sono inservibili. Tramite esse giungiamo rapidamente a destinazione senza incontrare resistenza. Ho capito, ma io devo posso andare tranquillamente, sì? Ok, devo andare. Guardate, il covo di Tiberina. Sì, è proprio là devo andare, ok, proprio al primo. Vabbè, andiamo. Ben trovato, Niccolò. Ah, Serezio, è un piacere. Fabio Orsini, al vostro servizio. Ho sentito molto parlare di voi da mio cugino, Bartolomeo Dalviano. Un abile guerriero. Fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola Tiberina. So che in Toscana siete abituato a ben altre comodità. Va benissimo. Bene. Io vado a occuparmi dei preparativi per la Romagna. Oggi Cesare comanda i miei uomini, ma confido che presto saremo liberi. Ora propongo di iniziare a pianificare l'assalto ai Borgia. Ah, pensi di essere pronto per una mossa del genere? Sì. Per esempio, sai dove le truppe dei Borgia abbiano condotto Caterina Sforza? Cosa? Ignori altresì che i Borgia hanno messo le mani sulla mela dell'Eden? Abbiamo perso la mela. Quindi non conosci la situazione del nemico. Abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi? Pochi. I nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di Cesare. Abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e altri romani importanti, ma la proprietaria è indolente e preferisce frequentare le feste piuttosto che appoggiare la nostra causa. E che mi dici dei ladri della città? Esiste una gilda? Sì, ma si rifiutano di trattare con noi. Ignoro il motivo. Cosa intendi fare? Beh, farmi degli amici. Beh, non è che iniziamo proprio bene, Ezio, eh. Comunque, qua mi sa che abbiamo sincronizzato un'altra sequenza. Ok, sequenza 2 terminata, vedete? Perfetto, in 4 parti già 2 sequenze. Niente male, niente male davvero. Ragazzi, ditemi quel che volete, ma io su Brotherhood mi trovo benissimo. Nel senso che sugli vecchi Assassin's Creed, più che altro, mi trovo molto bene rispetto ai nuovi. Cioè, magari sarò abituato al vecchio, sarò un abitudinario, e quindi non mi piace molto. Non sono molto, ok, un'altra bella bandiera, molto aperto alle novità. Però, ragazzi, vi dico la verità, non è che mi faccia tanto piacere. Tipo già, per esempio, il fatto di Odyssey, che per ammazzare un nemico ci debbo impiegare veramente una vita, ragazzi. Veramente non ne capisco il motivo. Cioè, hanno una barra di vita, sicuramente voi giocandoci l'avete visto. Anche a difficoltà facile hanno delle barre di vita assurde. Scusate. Ragazzi, ormai lo sapete. C'è sempre un'interruzione pubblicitaria. Perché non si è buttato normalmente? Cioè, perché non ha fatto il leap of faith? Veramente, ragazzi, sto cliccando per fare il leap of faith e non me l'ha fatto. Va bene, comunque, il punto più vicino dovremmo reclutare i nostri 3 assassini. Appunto perché, dobbiamo, lo sapete, qua Brotherhood vuol dire fratellanza, quindi la fratellanza degli assassini. Quindi dobbiamo iniziare a reclutare i nostri primi cadetti. Non mi ricordo se potevamo reclutarne solo 3 nel senso, e poi cambiarli dopo un tot. Vabbè, comunque cerchiamo di andare, madonna, verso il primo. Scusate il fiatone, ma sono tornato adesso. Vabbè, cerchiamo di andare verso il primo. Vediamo di reclutarlo immediatamente. Perché non posso direttamente a reclutare gli assassini senza incombere in problemi? No, dovete no. Adesso avete rotto le scatole. Adesso morite malissimo. Morite malissimo. Brutti figli de puta. Vè qua. Ma è deficiente? Vabbè. Bro. Aspettate.
Oh, ma ti levi dai coglioni? Oh, necessito veramente di una visita dal medico con tanto di acquisti dei medicinali. Con tanto di acquisti di qualche upgrade anche, ragazzi. Perché veramente ce n'ho pochi. Ne ho acquistati pochissimi. Che è sta roba? Ah, devo salvare quello, mi sa. Olè, tutti morti. Vedete che prende la spada. Fate sotto. Allevati dalle... dalle palle, via. Tutti, uccisioni concatenate. Via, raga. Oh, perfetto. Vediamo se qualcuno di loro c'ha qualche medicinale magari che mi dà. Medicina, oh, che okay, un medicinale, perfetto. Dai, che non c'è neanche bisogno di tornare ad andare dal medico. Però oh, ce l'ho al massimo, mi sa, adesso. Però ho bisogno di... oh, che palle che siete, oh. Oh, l'avete rotto, dai, andatevene. Ma perché non mi andate? Dai. Questa qua c'era da Assassin's Creed il primo, con Altair, ve la ricordate questa tecnica? Proprio c'è sempre stata. Oh, adesso posso andarmene in santa pace e reclutare la mia prima recluta. E reclutare la mia prima recluta. Madonna mia, che italiano di merda. Va bene, entriamo. Benvenuto alla rosa in fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fossi andata. Ci hanno fatto salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. Ve la riporterò qui. Iniziamo bene, devo anche pagare un riscatto adesso, raga. Cioè, non c'ho soldi io per me. C'ho soldi per voi. Poi quanto devo pagare? Pagare, sì. Che italiano. Cioè, adesso dovrò fare la strada lunga, ragazzi, perché l'obiettivo secondario è quello di non nuotare. Quindi dovrò farmi 3 km in più semplicemente per evitare di nuotare. Ho capito che devo incontrare i mercanti. So cosa devo fare. Non ci gioco da una vita, questo è vero, ma non vuol dire che sia deficiente. Ok, ne servivano 2500, non avevo neanche notato da lì. E ne ho 4918. Vedete che depredare i corpi serve a qualcosa? O completare qualche quest in più serve a qualcosa? Me lo devo ricordare veramente io più che altro, che di ricordarvelo a voi. Perché veramente certe volte non ne completo mai le quest. Quando registro. Fuori parte ne completa a bizzeffe. Comunque... sì, ma vorrei capire, no, quanta cazzarola manca. Cioè, no, non per qualcosa, non vorrei trovarmi in una zona in cui sia costretto a nuotare. Beh, che penso di averla superata quella zona. Ma la vera domanda è, se io vado in una pozzanghera, no, ci cammino, conta anche quello come nuotata? Che domanda stupida da fare, vero? Però, quanta cazzarola ci vuole? Ci siamo arrivati dopo 3000 ore di percorso, ora, sulla nave, giusto? Ok. Chi è quella bandiera? Ah sì, vabbè, quelle poi le faremo i forti, fuori parte le faremo. Ok. Sei qui per la puttana? Aiutatemi! Ho i tuoi soldi. Lasciala andare. No, prenditela con Cesare. Ok, figli de puta. Sono andato subito sulla nave, ragazzi, per evitare di morire, cioè di nuotare, di cadere in acqua. Avete capito? Madonna, raga, guardate. Oh, grazie per i fiorini. Ragazzi, io mi prendo qualche fiorino extra perché sinceramente non si sa mai. Può tornare sempre utile. Io comunque adesso dovrei tornare indietro alla rosa di fiori per dire appunto che la padrona è morta. Non è la padrona quella, sì. Possibile che io non riesca mai a trovare una bandiera, ragazzi. Comunque, dovremmo esserci quasi... Ok, qua non era calcolato, però vabbè, saliamo da qui. Ciao, bro. Comunque, ragazzi, la parte più bella per me che di Assassin's Creed 2 è stata quella dei giochi di Venezia. Veramente bellissima. Comunque, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi, lasciate un bel like, ragazzi, e condividete l'episodio per supportare la serie. Commentate, soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate della serie, cosa potrei fare per renderla più appetibile ai vostri occhi, eccetera, eccetera, ragazzi. Date supporto, date manforte al canale. Mi raccomando, ponete anche le domande, scrivete sotto nei commenti le domande del giorno, in modo che io possa leggerle e poi rispondervi nelle parti, sia di Assassin's Creed che delle altre guide. Purtroppo qua non ci sono domande perché appunto le ho già risposto a tutte quelle che c'erano, purtroppo. Erano tre, quindi non è che ce ne siano state molte.
Però mi raccomando, ragazzi, voglio più interazione. Infatti, consideratela come un fuck you time, però all'interno delle serie. Dai, ragazzi. Ma perché devo andare sul tetto? Ah, non devo andare sul tetto, devo andare sul retro. Ah, ok. Sì, perché siete nel giardino? Cioè, fatemi capire perché siete andate sul retro. Ma è possibile che non riesca a trovare mai la bandiera Borgia? Madre, sorella. Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata? No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Ok, Ezio, va bene, non ti incazzà. Ho i 2500 fiorini, quindi quelli che abbiamo... dovevamo dare per pagare per il riscatto, li possiamo usare per ristrutturare il bordello. Che cosa brutta da dire. Cioè, non potevamo restaurare qualche altra attività? Ah, quindi qua non ci sono le reclute degli assassini ancora. Ancora no, è presto. Dov'è? Ah, ciao, salve. Ok, la rosa in fiore, restauriamola, dai. Quanto è figa la restaurazione. Oh, guardate, un palazzo. Vabbè, tecnicamente era già così. No, mi sembra no. Grazie. Benvenuto alla rosa in fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro? No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina. Ok, sincronizzazione totale completata. Che bello quando sincronizzo al massimo, raga. Che soddisfazione. Ora, dobbiamo andare semplicemente a restaurare, presumo, altri due edifici. Verso l'infinito e alto! Veramente muoversi senza viaggio rapido è proprio una vera rottura di una bandiera di Borgia è mia! Forziere mio, il mio tesoro! Perché voi guardie dovete rompermi sempre le scatole? Perché? Che problemi avete? Che problemi avete? Raga, veramente non avete idea di che giro abbiamo dovuto fare per arrivare qui. Un giro veramente allucinante. Mamma mia, che palle proprio. Arrivato me. Dottore, dovrei acquistare qualcosina perché sono... No, scorte mediche. Dovrei comprare poi dei potenziamenti anche per le sacche, così in modo da arrivare alle 10, le 10 medicine almeno. Ok, devo arrampicarmi per forza. Ok, ragazzi, vediamo cosa dobbiamo fare in quest'altra mission. Speriamo sia abbastanza easy, breve. Ma dov'è? Ma ha fatto salire qui per far cosa? Raga, veramente, non capisco. I can't understand. Seriously, I can't understand. Ah, era qua la porta. Che demente che sono. Ezio Auditore! Entra! Altrimenti t'ammazzo! Bartolomeo! Aspetta qui, ti presento mia moglie! Pantasilea! Pantasilea! Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah, eccola qui! Lieta di conoscervi. Incantato, davvero.
Ora parliamo di guerra. Come va la battaglia con i francesi? Bene. Riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolò? Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Lanciami Bianca! Ezio, vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna Dalviano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. Allora, questa missione mi viene un po' difficile perché uccidere solamente il capo dei Borgia veramente è difficile per me. Ok, ucciso. Wow. Così, facile? Così facile. Che devo fare adesso? Ah, devo forse... Ah, ok, devo... Devo appiccare l'incendio. No, no. Cazzo, mi butto, sono rovinato. Minchia, raga. Mi butto. Dai. Ah, sì, c'ho anche il punto panoramico da sincronizzare. Oh, un'altra bandiera dei Borgia. Bene, bene, bene. Così è la quinta che trovo. Su 103. Allora, adesso viene la parte difficile. Perché qua dovrò usare tutta la mia abilità stealth, che non esiste. Quindi sarà un po' difficile da fare. Dovrò cercare di andare un po'... Ok. Cerchiamo di andare qua sul lato chiuso, così non mi caga nessuno. Vediamo qui, dovrebbe esserci degli appigli. Sì, sì, eccoli qua. Ah no, qua, quella è Revelation che si arrampica in quel modo, porca miseria. Non dimmi che devo arrampicarmi dalla parte principale. Dimmi da qua, per favore, perché... No, niente, da là, da là. Proprio mi devono far... mi devono vedere. Dillo, Mimmo, ti devi far vedere. Okay, oddio, forse non è che mi vedono, Mi vedono. Sì, però Ezio... Ezio! Ezio! Oh! Non iniziamo, che sono le 6 di mattina. No, sto scherzando, raga, non sono le 6 di mattina. Minchia. No, veramente, le parti finali di Spider me le ho registrate... Sapete a che ora? Alle 5 di mattina, raga. Rendetevi conto di quanto io sia esaurito. Beh, avevo il tempo libero, ho detto, ne approfittiamo, raga, registriamo qualcosa, no? Mi sembra giusto. Ho il tempo libero, infatti, quella giornata sono riuscito a registrare 8 video. Vorrei ben vedere, raga. È normale che poi, se uno ha tempo libero a disposizione, giustamente avevo un paio di ore libere, l'ho sfruttate per registrare più parti che potevo. Oh, no, raga, un'altra bandiera anche lì. Quante volte ho detto, raga, in meno di un minuto? Ok, devo appiccare. Prima di appiccare l'incendio, perché sicuramente, poi sicuramente me ne dovrò andare. Veniamo alla bandiera. Ci sincronizziamo, perché non so se poi, capite, ci fa rimanere lassù o ci fa buttare da un'altra parte, o ci butta da solo senza farci fare la sincronizzazione. Sinceramente non c'ho voglia poi di tornarci qua sopra, Raga, io me lo sentivo. Ancora, raga. Me lo sentivo io che mi faceva buttare da lì e non mi faceva fare la sincronizzazione. Quindi, ragazzi, a volte è meglio perderci un qualche secondo prima che poi non avere la possibilità di farlo dopo. Adesso la zona non è più vietata, quindi va benissimo. E adesso ritorniamo da Bartolomeo, così gli comunichiamo il tutto. Madonna mia, tutto sto giro per arrivare da Bartolomeo, rendetevi conto. Se non prendo il cavallo... Prima l'ho smontato qualcuno da cavallo, però è successo che... Medicina come si è messi al massimo, quindi non posso far nulla. E dicevo, ho fatto smontare uno da cavallo e mi sono trovato l'esercito italiano alle calcagne. Quindi preferisco lasciar stare. Sì, ma chi me la fa fare? Prendi sto cavallo e scendi da qui. Scendi, scendi, scendi. Gli ho anche trubato, l'ho anche trubato, vai, grazie. Beh, alla fine erano due passi, ma vabbè. Meglio arrivarci a cavallo. Ciao, Bartolomeo. Ezio, abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe. Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene.
ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Puoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo. E di nuovo dall'architetto. Quanti soldi vuoi adesso? Ah, no, restaura così. Così, senza voler nulla, mi sembra un po' strano. Io ne ho 4.200, raga. Contate 4.200. Voglio vedere quanti me ne frega. Quanti me ne spilla. Va, voglio vedere se ha vita, eh. Non è una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima? Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli inviati da Machiavelli portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna. Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo. Non dubitatene. Grazie signora, per 250 fiorini. Quelle sono le taglie, raga, per appunto farci guadagnare qualche soldino extra. Allora, possiamo usare i condotti, le fognature, chiamate come volete. Vediamo se posso andare giù in fondo. Tipo lì. Non ci posso andare, vero? No, ovviamente no. Qualcuna vicina? Minchia, più vicina è quella. Cioè, vicina col culo. Allora, io... Va... Aspetta, il porto non posso neanche... Cioè, non posso far nulla. Devo farmela per forza... Vabbè, oddio. La rosa è qui. Io dove sto? Io dove sto sulla mappa così mi regolo. Ok, sono qui. Quindi tecnicamente sono più vicino. Vabbè, andiamo a questa località. Forse è quella la... La più vicina. SPQR. E qua ovviamente c'è proprio la simulazione dei condotti. Adesso saliamo e usciamo da qui, ragazzi. Oh, ok. Già la distanza si è ridotta notevolmente, da 1000 a 500, quindi la metà. Allora, prima di andare, ragazzi, vorrei un attimino vedere se riesco a restaurare questo fabbro. Così, ok. Così almeno inizio ad acquistare qualche upgrade per l'armatura, nuove armi e così via. Perché ci servono, sinceramente. Più che altro anche per le munizioni, eccetera, eccetera. Infatti, vorrei... Ripariamo tutto, intanto. Poi, seconda cosa, le munizioni. I proiettili, vedete, ne avevo zero. Ne avevo uno, cioè. Quindi, allora. Missioni mercantili. No, grazie. Per il momento no. Armature. Ma mettiamogli questo anche, se... Così almeno potenziamo un po' la salute. Armi, come siamo messi? La spadona romana. Questa non... Ok. Potrei prendere la spadona romana per il momento, va? Armi piccola, balestra. E la balestra serviva, non c'ho soldi. 12.000 fiorini, raga. Quante cazzo la costa, va? Ok. Vabbè, fucine restaurate. Perfetto. Ok, qualcosina l'ho presa. Dai, ci siamo curati. Abbiamo le munizioni al massimo. Abbiamo anche qualche piccolo upgrade della salute. Quindi va bene, possiamo andare. Quando ti serve qualcuno da risarcionare, non lo trovi mai. Ehi tu, sì, proprio tu. Ti dovresti gentilmente fermare perché mi serve il tuo cavallo. Grazie, bro. E finalmente eccoci arrivati. Se ci chiede di restaurare, sono veramente fottuto. Perché non ho un fiorino. Ho solamente... Non te ne ho, 3.40. Dove devo andare, oh? Ah, qui, scusate, non vedo. Ezio, Volpe. Mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare.
E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. So già che questa missione sarà un completo fallimento perché, sapete ragazzi, con lo stealth faccio schifo. Quindi, non devo farmi sgamare per avere la sync al 100%. Ma ovviamente lo sapete. Quando c'è da farsi sgamare, manco a farla apposta, mi sgamano sempre. Quindi vabbè, allora aspettate, prendo sto cacchio di cavallo perché sinceramente... Levati dai che sei un ubriacone, levati dalle scatole perché ci mettiamo troppo. Forziere mio, così iniziamo a fare qualche soldino extra. Ok, eccoci arrivati, ma non penso sia così facile. Cioè, ancora devo arrivare alla parte bella della missione, vero? Ovviamente qua mi dovrò far sgamare un bel po', giusto? Quanto mi fa... Ah, dov'è la volpe? Ah, devo andare lì. Ok, l'altro tetto. Ci posso provare? Non t'assicuro nulla. Senza morire non t'assicuro nulla. Vedete, già una pozione è andata via così. Però almeno, ragazzi, abbiamo anche l'armatura più potenziata. E poi alla fine abbiamo messo gli stivali. Più che armatura, gli stivali. L'armatura ce l'ha già. Ah, vabbè, dettagli. Ciao, bro. Se scendi, Ezio, no, giusto se ti fa piacere. Allora, che cosa ne pensi? Aiuto! Volpe, mio figlio Claudio è stato ferito! Stanno per sparargli. Io uccido questi, va! Pensa agli altri! Sì, ma come fa? Come fa a ucciderli? Ah, i pugnali da lancio. Ma veramente adesso no, vorrei far così. Per forza con i pugnali, eh. Andiamo con i pugnali. Levate, eh. Olè. Perché non muoiono? Ok, morto anche... Muori. E stai fermo. Ho finito i colpi. Ho finito i colpi, raga. Non devo farlo morire. Dai, muori. L'ultimo. Dai, non devo fa... Dov'è? È qua su. Non è sceso questo dal tetto. Questo è stato più furbo. Ah, con la volpe. Ah, è quello delle volpe. Volpe, non hai ucciso nessuno. Ho ucciso tutti io. E che cacchio. Ah, sì. Presto, nasconditi dalle guardie. Non posso. Mi uccideranno. Sta attento. Fa come me. Bene, di qua. Che fa come me? Che sei impazzito. Aspettate. Vieni, vieni, Claudio. Mimetizzati. Aspettate, ma la missione non era di ridurre la notorietà. Aspettate. Luce e notorietà. Rimane inosservato. Vabbè, sì. Non devo farmi sgamare, dai, ho capito. State nel gruppo. Ma perché questi deficienti non stavano nel gruppo? Occhio. Occhio qui. Occhio lì, vai, 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 vai. Qua siamo fottuti, eh. Di là, questi si muovono, quindi aspettiamo che arrivano quelli. Anzi, spostiamoci di qua così siamo già pronti. Muoviti. Vieni qua. Via qua. Demente. Ah, ok, devo seguire loro, raga. Vai, vai, vai. Vieni, vieni. Dai, camminate, dai. Bravi, come camminano, raga. Adesso questi non ci sgamano più ormai. Ah, quindi fanno il giro tondo. Non è che fanno chissà che. Ah, c'è l'altro gruppo. No, no, no. No, no, no. Vieni qua. Perché non cammini in automatico come gli altri? Dai. Vabbè, meno male che siamo arrivati, dai. Guarda qua. Non dovrebbero sgamarci più. Grazie. Gentilissimi.
Via, bro. E chi si muove più, vai. Dai, sì. Claudio. Molte grazie, messere. Non farti vedere per un po', intesi? Le guardie ti stanno cercando. Ho visto dei manifesti. Allora strappali via e dà qualche fiorino agli araldi per comprare il loro silenzio. Oppure potrei eliminare i testimoni. Sai bene come sparire. Pure questa devo fare adesso. Pure. Come se non bastasse. Ma siete pazzi? Dov'è il manifesto? È là sopra. Mi devo muovere. Ah no, aspetta, che sto facendo? Non c'è nessuno qua. Che cacchierola la dico? Togli quel manifesto al volo. Vai, Ezio. Anch'io che sono deficiente che non guardo. Ok. Però. Aspetta, là c'è quello lì. Il prete, l'araldo, chiamatelo come volete. Il banditore, ecco pure. Tutti li ho detti, tutti i nomi ho detto. Questo doveva dare 500 se non sbaglio, però mi deve un bel po'. 500, madonna. Quanti sono cari. Però di due. Ah, il testimone è qua sopra. Cioè è qua. Ok. A zero, raga, a zero. Perfetto, ritorniamo alla gilda. E forse sono riuscito a fare anche la sync al 100%. Guardate che bravo il cavallo. Ci ha aspettato qui, ragazzi. Bravo, cavallino. Torniamo alla base. Per me, raga, siamo riusciti a finire al 100%. Sync 100%. C'ho questo presentimento. Volpe, salve. Che nottata, vecchio mio. Volpe, ascoltami. Nonostante ciò che abbiamo visto, non hai nulla da temere da Machiavelli. Ne sono sicuro. Ti sono debitore per aver salvato la vita di Claudio. Se credi che Machiavelli sia ancora fedele all'ordine, mi fido. Allora, che mi dici dei ladri? Volevamo far riparare questo vecchio edificio, ma dato che ora lavoreremo insieme, vorrei sapere cosa ne pensi tu. Dobbiamo far sì che i Borgia stiano alla larga. Potremmo farlo sembrare una taverna. Sì, l'idea mi piace. Allora farò così. Sì, farei così, ma i soldi ce l'hai, Ezio. Non è che abbiamo soldi. A meno che l'architetto... Vabbè, restaura gratis. Meglio per noi, raga. Va bene. Che bel restauro, madonna mia. Una fortezza, non è una taverna. Questa è una fortezzona. È stato un piacere, alla prossima. Anche per me. Mio caro Ezio, benvenuto alla Volpi Addormentata. La taverna è perfetta. Nessuno sospetterà quale sia il suo vero scopo. Gestiremo le operazioni da qui. Vieni pure da me ogni volta che vuoi. Potrei affidarti incarichi molto utili per la nostra causa in città. Vedo che voi ladri vi fate concorrenza. Puoi partecipare anche tu se vuoi. Magari gli insegnerai anche qualcosa. Ah, dimenticavo, ci occupiamo anche del gioco d'azzardo. È un'ottima fonte di guadagno, anche perché ci assicuriamo che le guardie di Borgia perdano sempre. Un'ultima cosa, mi servono le tue spie per ritrovare la mela. Mi è stata sottratta. Stiamo già passando la città al setaccio. Molto bene. Vieni all'isola Tiberina se scopri qualcosa. Lo farò. Doppio gioco, 100% sincronizzazione, ragazzi. Sono stato bravo, ammettetelo, sono stato bravo. Comunque, signori, direi che per quest'altra parte è tutto, perché mi sa che mi sono dilungato un po' troppo. Spero vi sia piaciuta, invito a lasciare un bel like, condividere l'episodio per supportare la serie, iscrivervi al canale se siete ancora iscritti, attivare la campanella in modo da ricevere tutti i notifiche del canale. Mi raccomando, commentate mettendo anche le domande, anteponendo l'hashtag FAQ se vi fa piacere, in modo da ricordare i vecchi tempi di FAQ Time. G2 Instant Gaming insieme in descrizione. Detto questo, appuntamento al prossimo episodio di Assassin's Creed Brotherhood. Ci vediamo, guys, ciao!